La campagna di vaccinazione contro il Covid-19 è iniziata anche per i presidi ospedalieri dell'ASL Napoli 3 Sud. La prima buona notizia è arrivata a margine del 2020. Nella mattinata del 31 dicembre, la prima vaccinata è stata Rosa Lebano, infermiera del pronto soccorso del San Leonardo di Castellammare. La speranza è quella che noi oggi cerchiamo. La fine di questo incubo, cercando di convincere anche gli altri colleghi a seguirci e dare, diciamo, dire fine a questa, non so come definirla, dramma. Ci sono state scene che non potremmo mai dimenticare, mai, e questa è l'unica arma che ci è stata data. Sempre il 31, il primo vaccinato dell'ospedale di Nola è stato Andrea Manzi, direttore del pronto soccorso, che ha invitato tutti i colleghi e i cittadini a seguire il suo esempio. Ancora una volta invito tutti i medici, tutti gli operatori sanitari e tutta la popolazione a vaccinarsi. A seguire si è proceduto senza disagi alle vaccinazioni degli altri operatori sanitari, provenienti dai vari presidi dell'ASL Napoli 3 Sud.